Buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati. Grazie, grazie per aver accolto il nostro invito a partecipare a questo workshop. E siamo sicuramente orgogliosi del fatto che qui veramente rappresentate un numero elevato di categorie, che è la nostra direzione strategica, c'è la PS, ci sono i clinici, ci occupano di queste malattie e i clinici ci sono sostanzialmente tutti, perché quelli che dovete stilare uno per uno, e ci sono gli infermieri, grazie Alberto di essere venuto, c'è il DAX, l'associazione di medici laboratori, sono gli infermieri dei reparti, poi ci sono gli studenti di infermieristica, poi ci sono gli studenti di medicina, poi ci sono i rappresentanti degli amministrativi, ci sono quelli dell'epidemiologico, e ci sono i colleghi medici di base, ci sono colleghi non di ASS di Cremona, chirurghi, tuberologi, ecologi e altre strutture sanitarie del municipio. Abbiamo veramente voluto allargare la diffusione del messaggio di oggi, che è un po' un messaggio dovuto. A inizio del 2023 noi abbiamo ragionato insieme sulla vita del medico, l'abbiamo fatto in piccolo solo tre medici del gruppo disciplinare. Io ho quattro, ragioniamo sulla vita del medico, cerchiamo di allargarlo perché, come avremo modo di dire più volte, alla fine è dalla messa in comunicazione, non si sente, è dalla messa in comunicazione delle conoscenze che nascono i risultati migliori. Come funzionerà la giornata di oggi? Ci porta solo sotto il direttore generale, che lo ringrazio molto di essere qui. Giustamente la direzione strategica non può presentare a tutti i workshop, perché sono veramente tanti, quindi siamo particolarmente ancora più felici del fatto che invece ci abbia riservato la sua presenza. Poi sarà il saluto, ci sarà anche il saluto dell'ATS, e siamo ancora più felici che venga Cremona a presentare a questo evento. Poi ho chiesto ad Alberto Zandroni, che è un oncologo chiaro fan e di grandissima esperienza, di farci una, di delinearci qual è lo stato dell'arte e soprattutto in termini di risultati, in termini di sopravvivenza delle malattie del chirurgo, cioè il tumore del palato digerente. Poi presenteremo i dati, partendo dai dati chirurgici, ma coinvolgendo nella presentazione tutte le figure che entrano nel processo e poi prenderemo lì. Quindi grazie ancora e chiedo al direttore generale questo vostro libro per la parola. Che il direttore generale ama molto i saluti istituzionali, perlomeno io non sono un piccolo che ama i saluti istituzionali. Normalmente vengono lasciati i direttori sanitari, ma i direttori sanitari sono qua, quindi siamo qua per volentieri io direttore sanitario. Non ci tenevamo a essere qua perché tra l'altro è la prima occasione, il primo diciamo così incontro al quale noi siamo chiamati a partecipare, e io innanzitutto saluto il dottor Pio Sperli, il direttore sanitario dell'ATS della stavo dicendo di Milano, Brescia, scusate, ma sono qui da poco tempo, per cui ovviamente la lampadana ci ha portato la sua presenza, e credo abbia cose molto importanti da dirvi che io in questa parte vi vorrei anticipare. Saluto davvero il cara fama Alberto Zandroni, che tra l'altro conosco da molto tempo e sono molto felice della sua presenza, anche perché è veramente un professionista che stimo moltissimo, e quindi da questo punto di vista grazie di essere venuto Alberto, perché davvero molto importante quello che hai da dirci. Allora, io direi che il tema, siete voi gli esperti, il direttore generale chiaramente fa un mestiere diverso, però il tema è un tema veramente importante, soprattutto in un'area come questa, dove la patologia oncologica colpisce in maniera dura. E naturalmente i due elementi cardine intorno ai quali ruota, deve ruotare l'approccio a quella patologia sono, da una parte, l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale, perché questo è un aspetto anche forse estremamente importante. L'altro è quello di realizzare e costruire delle reti, ovviamente assistenziali e naturalmente delle reti diagnostiche, che supportino il paziente durante tutto il percorso della gestione della patologia. Questi sono i due elementi cardine attorno ai quali ruota già buona parte dell'attività che noi garantiamo con questa realtà, ma che ovviamente deve andare
andare ancora più avanti, quindi sia quello che vuole. Tra le altre cose, in questo senso, la Regione Lombardia, come sapete, è intervenuta in maniera importante nel corso di questi anni attraverso l'attivazione di tutta una serie di reti di patologie, in particolare la rete oncologica lombarda, che era nata molti anni fa, è stata riattivata nel 2019, e poi la Regione ha deciso di andare a settorializzare ed in particolare recentemente, diciamo così, ha adottato una serie di indicazioni e di linee guida per quanto concerne in particolare l'attività di carattere, diciamo così, gestione della patologia oncologica a livello pancreatico e patologia pancreatica, un termine molto complesso da ripetere. E questo è un aspetto molto importante perché la Regione su questo tema ha preso una decisione molto forte, come sapete, nel senso che di fatto ha deciso che a decorrere dal 1 aprile di quest'anno, e l'ho deciso poche settimane fa con una deliberazione di giunta, per il trattamento di questa patologia la Regione Lombardia viene, diciamo così, suddivisa in strutture che svolgeranno funzioni di hub e la SF di Cremona, da questo punto di vista, svolgerà questa funzione e altre strutture che svolgeranno funzioni di spoglio. E ha identificato pochi centri in questo caso, perché questi centri, che possono svolgere la funzione di hub, perché questi centri devono avere delle caratteristiche, naturalmente è stata fatta una mappatura, sono state raccolte delle informazioni e naturalmente sono state prese delle decisioni. Devono avere una serie di caratteristiche estremamente importanti. Innanzitutto devono avere le tecnologie adeguate, naturalmente devono avere dei volumi di attività che giustifichino la presenza, appunto, la capacità anche di gestire questa patologia, ma soprattutto devono avere risorse umane adeguatamente qualificate e, diciamo così, predisposte e formate per effettuare questo tipo di attività. Quindi noi siamo molto orgogliosi del fatto che la Regione Lombardia abbia individuato la nostra realtà con questa funzione all'interno, diciamo così, di questa rete. Una rete che peraltro prevede per la zona che ci riguarda la presenza di queste due app, una è Brescia, l'altra è Bergamo, siamo qua via, è un po' più laterale e poi ci siamo noi. Quindi da questo punto di vista tutte le strutture poi che hanno identificato con la funzione di spoke devono collaborare e riferirsi, come sapete la logica dell'app spoke non la devo spiegare certo io, devono comunque riferirsi alla struttura hub per la gestione di tutto il percorso che riguarda la diciamo così, la parte di gestione della patologia che deve essere gestita là. Quindi da questo punto di vista per me è molto importante questa decisione, ma adesso ci fa onore, ma nello stesso tempo è molto utile anche per il paziente, perché il paziente naturalmente a questo punto seguirà un determinato percorso. So della presenza di colleghi di altre realtà che insistono su quello che funziona che è il nostro territorio, perché in effetti nella logica di SST noi abbiamo una funzione di territorio molto importante che è direttamente affidata alla nostra gestione, e nello stesso tempo ci sono anche strutture, diciamo, che non appartengono al nostro territorio, ma che comunque appartengono a questa, diciamo, a questa funzione di Regione Lombardia nella quale noi siamo stati identificati. Quindi ovviamente rivolgo a loro perché effettivamente è importante, non so, i rapporti sono già molto stretti con, no, in particolare con il professor Baiocchi, ma in generale sono già molto stretti con la nostra realtà da questo punto di vista, quindi diciamo che noi cercheremo nel minuto del possibile di agevolare questo percorso di collaborazione che, diciamo, che è molto importante. L'approccio multidisciplinare, anche quello che sapete certamente di me, sul multiprofessionale altrettanto, quindi quella è davvero la chiave di volta, ma anche da questo punto di vista si sta già lavorando in questo modo da parecchio tempo anche in questa realtà, e quindi quello è veramente il segreto dell'approccio alla malattia. Quindi davvero io mi auguro, non potrò trattenermi a lungo, ma per dire, lo voglio ascoltare, e chiedo scusa agli altri relatori, ma purtroppo non siamo riusciti a incastrare le cose in modo tale da poter rimanere sino alla fine. Però davvero vi auguro un paio d'ore di attività formativa sicuramente interessante. Grazie. Direttore sanitario di ATS Valpadana. Intanto buonasera a tutti e a tutte, mi presento naturalmente rapidamente, sono Piero Perpi, sono direttore sanitario di ATS, ho cominciato questa, diciamo, avventura in direzione sanitaria per l'Agenzia per la tutela della salute Valpadana dal 16 di gennaio scorso. Il mio compito, prima di tutto, portare i saluti della direzione strategica, in particolar modo del direttore generale
centrale, dottoressa Interamponi, perché sono qui oggi pomeriggio? Perché ATS è presente in apertura di questo seminario, questi lavori appunto seminariali e, come dico io, di divulgazione, ma soprattutto condivisione di conoscenze e competenze in quest'ambito, ovvero sia quello dell'archeologia oncologica, gastrointestinale e epatologia pancreatica, per un motivo semplice e complesso secondo me al tempo stesso. E in questo caso l'assist me lo ha dato il direttore generale di SST Cremona e anche il professor Baiocchi nel corso di un incontro che abbiamo che si è svolto alcuni anni fa. Perché di fatto la creazione di una rete, quindi di una rete di competenze, di conoscenze e di professionisti, predispone alla necessità di definire, come ad esempio, come ha illustrato brevemente, ma direi in maniera efficace, il dottor Pellieri parlando di centro hub per Cremona, per la chirurgia oncologica pancreatica aggregata a quelli che sono i centri di cuore. La creazione di una rete di professionisti predispone alla necessità di creare quelli che sono percorsi, la definizione di percorsi e la definizione di fatto di chi fa che cosa in un ordine temporale, okay? Stabilendo anche quelli che sono i livelli di conoscenza dei vari professionisti e soprattutto tali da fornire un'informazione, come dico io, come sono solito dire, consapevole al paziente. Motivo per cui ATS, da delibera regionale, è incaricata di fatto di svolgere assieme alle attività di controllo che ben conoscete, tutti conoscete secondo me che sono i NOC, chi ci controlla in pratica, chi controlla la documentazione sanitaria. Conosco bene anch'io, anche perché fino al 15 gennaio in maniera continuativa per quasi 16 anni ho lavorato in direzione medica in ASST Mantova e quindi porto in ATS anche un'esperienza appunto ospedaliera. ATS però in questo caso deve svolgere, secondo quanto stabilito da delibera regionale, ma anche da propria mission, si dice, un ruolo di programmazione. Nello specifico ATS si occupa quindi, in questo specifico caso, di accompagnare, io cerco di essere molto semplice quando parlo magari a chi con la programmazione sanitaria ha a che fare in maniera diciamo più operativa, di accompagnare tutti i professionisti alla creazione e alla definizione del percorso in maniera coordinata sia per quanto riguarda la sede hub ma per quanto riguarda anche tutto il territorio, in questo caso in cui è compresa di fatto ATS Valpadana. E non solo, ATS ha un ruolo che secondo me è molto importante quando si definiscono i percorsi di terapeutici, che è quello di monitorare, che non significa controllare di fatto, partito il microfono in maniera improvvisa, controllare di fatto in maniera asettica e sterile dei dati, ma significa verificare progressivamente se determinati requisiti sono mantenuti per far sì che il percorso possa essere adattato o riadattato a misura del paziente nel corso del tempo. Di fatto quindi ATS in questo specifico contesto è presente perché si propone per essere, per fornire un aiuto concreto allo svolgimento di quelli che sono i lavori operativi, in questo caso delle ASST, in questo specifico caso, come ho già detto prima, nella definizione del percorso. Io sono stato molto breve, però come messaggio
finale prima di procedere per la parte successiva. Oltre a ringraziarvi di fatto per la pazienza, ringrazio di fatto la direzione di SST Cremona per avermi concesso la possibilità di illustrare brevemente quello che è il ruolo di APS, in questo caso di APS Valpadana. Concludo con un messaggio che deriva comunque dall'esperienza che ho svolto precedentemente in direzione medica, unita e integrata con quella che è l'attuale esperienza, che è di fatto di programmazione e controllo a livello complessivo, in questo caso sul territorio di due province. Noi non dobbiamo, secondo me, vedere e continuare a considerarci per compartimenti stagni. Lo so che potrebbe essere interpretato come retorica, ma di fatto non lo è. Per compartimenti stagni intendo professionalità distinte e con compiti precisi e codificati. La professionalità dei vari professionisti c'è, deve essere mantenuta e deve essere anche rispettata. Ma le azioni di comunicazione e le azioni di integrazione che devono essere promosse da attività quali i percorsi diagnostico-terapeutici devono andare nell'ottica, oltre che di una corretta gestione del paziente, secondo me, anche di una corretta definizione di quelli che sono i livelli di comunicazione dei professionisti, che di fatto hanno una ricaduta diretta su quella che è poi la salute del paziente. Questo è un messaggio che mi sento di dire, e giorno per giorno di attività in ATS mi rendo sempre conto di più che un'attività comunque di programmazione ben fatta, noi possiamo dire anche di governance, io non amo gli anglismi, però di programmazione, ma anche di monitoraggio e controllo ben fatto, ha una ricaduta diretta poi sull'attività quotidiana di tutti noi e di fatto sul paziente, sulla gestione dei pazienti. Io vi ringrazio, cominceremo a brevissimo con il professor Baiocchi e con la direzione appunto di Cremona un'attività volta appunto alla definizione di questo percorso, del percorso che ha illustrato il dottor Belleri, e poi gli esiti chiaramente verranno presentati, appunto faranno parte e costituiranno poi l'attività quotidiana di, penso, tutti voi che siete presenti nel pomeriggio appunto di oggi a questi interventi. Grazie. Grazie molte, superbi. Voi sentite bene, in fondo adesso il microfono è settato così. Bene. Allora, perché abbiamo scelto anzitutto di fare una lettura all'interno di questo workshop, che è un workshop di auto, cioè un workshop interno, perché mi è chiesto una lettura esterna, ma perché io mi sono reso conto molto spesso, so, per esempio con gli anestesisti, quando, ma io non solo, quando prendiamo delle decisioni su alcuni pazienti, che le cose sono cambiate in questi anni, per fortuna. Sono cambiati meglio, continuano a cambiare. Spesso i pazienti, diciamo, non siamo in grado di darti una prognosi, perché la prognosi che abbiamo oggi è basata su dati di 4-5 anni fa, e non tra 4-5 ma 3-4, perché c'è anche un'accelerazione, le cose cambieranno ancora. Ed effettivamente le mie conoscenze in altri ambiti, non so, il tumore del polmone, sono quelle di 20 anni fa, quando studiavo. Per cui ho chiesto ad Alberto Zavigoni di darci una infarinatura divulgativa, non per oncologi, per chirurghi, per anestesisti, per radiologi, eccetera, su cosa è cambiato in questi 20 anni, quando ho detto 20, ho detto no, di pure 30, perché sono 30 gli anni in cui io mi occupo di oncologia, cosa è cambiato soprattutto dei risultati, perché quando dobbiamo prendere delle decisioni molto difficili in termini tecnici, molto spesso poi ci scontriamo con dire ma tanto polmone lo stesso, lo possiamo operare, lo possiamo investire, e quindi proprio è questo che ci serve rispetto a quello che abbiamo studiato tutti molti anni fa. Perché abbiamo scelto Alberto?
perché è un amico, perché è un oncologo estremamente lucido e perché è davvero da tantissimi anni è un punto di riferimento per l'oncologia gastrointestinale, per tutto digerente, quantomeno di tutto il nord Italia. Quindi Alberto, prego, a te la parola. Grazie.